Ok. John. Sì. Ciao. Con l'uomo in meno, l'anno aveva giocato una partita molto molto coraggiosa, la difesa più alta, lo stesso palo, la posizione del primo tempo. Dopo che c'è stato il rigore della stesso uomo, pensava di pareggiare una partita in questo modo, che forse comunque le rischia di essere un rigore. Sì, no, onestamente insomma, non era giusto perdere questa partita e alla fine siamo stati premiati perché non è semplice su questo campo contro questa squadra andare sotto, essere uno in meno e riuscire a pareggiare la partita, quindi grande dimostrazione di carattere dei miei ragazzi. No, ho preferito questa perché Gianvito è in grossa crescita, come sto dicendo da un po' di tempo a questa parte, e come dicevo prima ci darà un grandissimo contributo nel girone di ritorno e ha iniziato oggi. Ha fatto un gol da grande attaccante, qual è? Mister, aveva preparato la partita in questo modo, abbassando i ritmi, aspettando il Cosenza. Era così che si aspettava il Cosenza, o magari si tirava una gara con più ritmo rispetto a quello che poi dopo si è verificato? No, noi avevamo preparato una gara sul ritmo. È normale che quando il Cosenza si mette tutti dietro la linea della palla fai fatica a trovare gli spazi e quindi devi per forza far girare la palla fino a quando trovi l'imbucata giusta e quindi il ritmo si abbassa, però non penso che sia stata una partita di ritmi bassi, anzi è stata una partita molto intensa e direi anche molto bella. Una squadra che non ha carattere non rimonta a Cosenza, contro il Cosenza 9 gol subiti, non pareggia questa partita, questa squadra ha grande carattere. Ma quello che pensavo alla vigilia e quello che pensavo all'andata quando l'avevo affrontata. Il Cosenza è una squadra molto solida, una squadra che si difende bene, una squadra che non prende gol, una squadra che riparte e ti fa male, che sta dando anche una certa continuità tecnica perché stanno lavorando su una base messa l'anno scorso e quindi stanno giustamente quest'anno raccogliendo i frutti di un lavoro fatto secondo me in modo giusto. Io penso che subito dopo le 3-4 big ci sia il Cosenza insieme al Matera. E se andiamo a vedere le occasioni create, no. Penso che noi abbiamo creato di più, abbiamo tirato di più in porta, abbiamo avuto più occasioni pulite. Per come si è messa la partita, alla fine sì. Grande sacrificio, grande impegno, fa l'assist per 1-1, però a momenti si perde in quella posizione. Ripeto, sacrificio da premiare, impegno, però a volte magari non è il periodo che vediamo proprio questo stesso.
No, e lui oggi ha fatto l'assist, si è trovato due volte, una al 93esima dove ha colpito quasi a colpo sicuro, quindi anche oggi ha fatto una grande prestazione in un ruolo dove finora quest'anno non aveva quasi mai giocato, e quindi questo insomma conferma quello che ho sempre detto, che è un grandissimo giocatore e che per noi è un valore aggiunto. Per quanto riguarda Peragatti, lì non hai tempo per poter pensare, lui evidentemente pensava di poter prendere il pallone. Mister, questo Catania con l'ultima settimana di mercato può ancora inserirsi in un contesto di playoff, o bisogna comunque guardarsi alle spalle e cercare di portare quantomeno in questo momento, in questo contesto, la salvezza a casa? Noi in questo momento dobbiamo innanzitutto allontanarci il più possibile dalla zona play-out, poi siamo il Catania e quindi abbiamo il dovere di provare a vincere sempre, che è quello che stiamo facendo, però purtroppo questa era un'annata complicata e difficile, lo sapevamo, e la stiamo affrontando secondo me con grande forza, con grande spirito, perché questa squadra sul campo ha fatto 30 punti, anche se poi la classifica dice altro. Le chiedo, mister, lei arriva naturalmente al Gigi Marulla, da Cosentino, quali sono state le sue emozioni nello scendere appunto al San Vito Gigi Marulla? Ma è sempre un piacere tornare vicino casa, perché io poi sono di Acri, quindi fa sempre piacere. Molto bene, sono contento di come è entrato. Ale per noi è un giocatore molto importante, sulla via del recupero pieno, oggi ha dimostrato anzi di essere recuperato pienamente, è normale che non può avere 90 minuti, però può solamente crescere di settimana in settimana lavorando come sta facendo, perché è veramente un giocatore molto forte e molto importante per noi. E Bergamelli, purtroppo adesso domani faremo gli accertamenti del caso, penso un risentimento muscolare, c'è da fare insomma, diciamo, anche ad aprire e chiudere una parentesi, ha poco senso secondo me giocare il 23 di gennaio alle 20:30 a Cosenza, si rischia solamente di far male ai giocatori, come è successo anche a loro, Statella, e come è successo a noi a Bergamelli. Da questo punto di vista c'è poco, bisognerebbe capire qual è la motivazione per la quale si... No, è questo, poi sicuramente è uscito per un problema muscolare, adesso poi l'entità la valuteremo domani quando faremo gli accertamenti. Questo ho già risposto, nel senso che noi da un punto di vista delle prestazioni stiamo facendo molto bene e quindi non vedo il motivo per cui cambiare. È normale che può essere un'arma in più a nostro favore qualora ce ne fosse bisogno. Grazie. Arrivederci. Grazie anche a voi.